Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati. La pausa estiva è terminata e come vi ho promesso si ripartirà alla grande con tantissimi video, tantissime novità. La novità che vi farò vedere oggi sono queste cuffie della Tozzo, e ringrazio l'azienda per avermi dato la possibilità di testarle. Andiamo a vedere più nel dettaglio di cosa si tratta. Ed eccomi qui con indosso le cuffie della Tozzo. A primo impatto, indossandole, vi accorgerete subito della comodità di queste cuffie, perché la morbidezza delle spugne che avvolgono i vostri padiglioni auricolari sono eccezionali. Anche nella parte superiore, nell'archetto, abbiamo una spugna abbastanza morbida e comoda, e quindi effettivamente la comodità la sentirete subito. Tenendole in mano vi accorgete anche della qualità costruttiva. Non stiamo parlando di plastiche leggere, non stiamo parlando di plastiche, cioè non ti dà quella sensazione che tenendole in mano prima o poi allargandole si rompono, quindi la qualità costruttiva è ottima. Oltretutto c'è questo fantastico questa fantastica chiusura dove la si può appunto restringere ancora di più, e quindi piegandole si possono posare nello zaino, nella borsa, quindi si recupera un po' di spazio. Le cuffie arrivano in questa scatola, dove all'interno appunto troveremo le cuffie e due cavetti: un cavetto jack per poter collegare direttamente le cuffie magari allo stereo, alla TV, quindi ascoltarlo direttamente senza connessione Bluetooth, e un cavetto di ricarica USB Type-C. Guardiamo un attimino le caratteristiche tecniche. Quando andiamo ad acquistare un prodotto, la prima cosa che almeno io e credo tutti andiamo a ricercare è la durata della batteria. Per questo tipo di prodotto è normale vedere la durata della batteria. In questo caso vi posso dire che la durata della batteria è quasi il triplo delle cuffiette magari normali che andiamo ad utilizzare di solito, quindi siamo circa sulle 60 ore senza cancellazione del rumore attiva, perché queste cuffie hanno, ragazzi, diverse modalità di cancellazione del rumore appunto attiva, che funzionano in diverse frequenze, quindi sia se siamo nell'aereo, sia se siamo per strada, quindi il VC delle persone eccetera eccetera, o metropolitana, con questo pulsantino NC noi andremo a modificare la cancellazione del rumore, quindi le varie frequenze, e quindi saremo veramente isolati da tutto ciò che ci circonda. Già ha un buon isolamento indossando direttamente le cuffie. In più possiamo attivare questa cancellazione del rumore e sono veramente spettacolari. Vi immergete, magari siete a casa, vi volete rilassare, vi mettete davanti alla TV, attivate la cancellazione del rumore e vi guardate il vostro bel film. Queste cuffie presentano tre tastini, anzi diciamo quattro, ok? Un primo tasto, come vi dicevo, è quello per regolare la riduzione del rumore, un ingresso Type-C per poterlo appunto ricaricare, l'ingresso jack per poterlo collegare direttamente al nostro dispositivo, più e meno per poter alzare e abbassare il volume o comunque mandare avanti o indietro il brano, il pulsante d'accensione. Tenendo pigiato il pulsante d'accensione, appunto accendiamo o spegniamo il dispositivo, premendolo una sola volta andremo a stoppare la musica o a farla ripartire o comunque a rispondere alle chiamate. Prima di raccontarvi la qualità audio che esce da queste cuffie, voglio farvi vedere quanto costa e che tipi di colorazione abbiamo a disposizione. Quindi, come state vedendo, qui c'è il mio canale Telegram Tech News Offerte, dove ogni giorno pubblico offerte scelte personalmente da me, quindi non uso bot. In base alle offerte che vengono proposte dalle aziende, o comunque in base ciò che io penso e reputo siano prodotti buoni, vengono pubblicati sul mio canale Telegram, quindi vi invito magari ad iscrivervi al canale.
andiamo a vedere ora nel dettaglio la colorazione e i costi. Come vedete, il costo già è scritto qua nell'applicazione, 57,99, quindi c'è uno sconto di 17%. Prima costavano 70 euro. Ragazzi, 57,99 euro, queste cuffie le valgono tutte. Andiamo a vederlo, a vedere quanti colori ci sono a disposizione. Ed ecco qua, ragazzi, abbiamo la colorazione nera, dark red, che è questa qui in questione, la khaki, il nero, il pink, il grigio, il rosso. Quindi abbiamo sia il dark red, quindi una colorazione abbastanza scura, e sia il rosso, e poi le bianche. Quindi sono tantissimi colori vivaci che a me comunque piacciono. Naturalmente associare queste cuffie al proprio smartphone è semplicissimo, è velocissimo, è inutile che sto qui nel dettaglio a spiegarvi come associarle. Viene rilevato subito dallo smartphone e si associano in pochissimo tempo. Un'altra cosa molto importante che dovete fare è scaricare l'applicazione, perché l'applicazione vi permette di fare tantissime cose. Adesso la andremo a scaricare insieme e andremo a dare un'occhiata più nel dettaglio. L'applicazione è Tozo, come vedete qui è la prima, eccola qua, e andiamo a scaricarla. Accendiamo le cuffie, si illumina il LED, quando deve ricercare il dispositivo lampeggia, quando invece è connesso è un LED soft bianco fisso, quindi si sono già collegate allo smartphone. Avviamo l'applicazione, aggiungiamo il device, ecco qui Tozo HT2. Perché è importante l'applicazione? Come vedete qui possiamo andare ad attivare, anziché premere singolarmente il pulsante sulle cuffie, ad attivare e a vedere tutto ciò che riguarda le nostre cuffie. Il livello della batteria 87%, la modalità trasparenza, ecco qua la riduzione del vento, ci sono tantissime modalità. Explore, vediamo qualche suono, vediamo qui. Ah, bellissimo ragazzi, praticamente questo è il suono della foresta, quindi sono suoni rilassanti, bello, bellissimo. Vediamo quest'altro, aspettate, no, le devo indossare perché sono veramente rilassanti. Insomma, se volete dormire ce ne sono veramente veramente tanti. La pioggia, bellissimo, bello bello bello. Torniamo indietro sulla schermata principale, in alto a destra abbiamo l'ingranaggio e che qua ci dice che c'è una notifica, ed ecco qua ragazzi, OTA update, c'è un aggiornamento firmware, eccolo qua, andiamo ad aggiornarlo. Naturalmente quando si tratta di aggiornamento firmware, non solo per quanto riguarda le cuffie ma qualsiasi dispositivo voi stiate aggiornando, quando in fase di installazione non toccate nulla, non spegnete le cuffie, non spegnete il vostro device, altrimenti farete danni. Dopo circa 10 minuti effettivamente stiamo completando l'installazione e dovremmo aver finito, ecco qua, 100%. Un'altra cosa importante dell'applicazione è questa sezione EQ, equalizzatore, ragazzi. Perché è importante? Perché potete selezionare l'audio come più vi piace. Ci sono varie modalità, tra cui quella standard, oppure c'è la classica, dance, hip hop, original, vocal, rock, eccetera eccetera, oppure potete benissimo selezionare un'opzione che a voi piace e poi andarla a modificare trascinando, ecco qua, i livelli, quindi la potete personalizzare come più vi piace. Ragazzi, passiamo alle conclusioni. La qualità audio naturalmente non posso farvela sentire, dovete fidarvi di quello che vi dico, e vi dico che
effettivamente utilizzando queste cuffie avrete un suono totalmente diverso magari dai normali auricolari che voi utilizzate di solito. Si possono utilizzare per ascoltare naturalmente musica, guardare la TV. Io le ho connesse alla mia TV, quindi il pomeriggio quando i miei piccolini dormono, fanno un pisolino, io magari mi metto davanti alla TV, per non disturbarli utilizzo queste cuffie e mi sento veramente immerso nella TV, nel film che sto guardando. L'audio già con l'equalizzatore impostato a standard a me piace tantissimo. Ci sono secondo me anche i bassi giusti, i bassi che comunque alzando il volume ti pompano, diciamo, le orecchie. Dopodiché, se non vi piace questo tipo di ascolto, potete modificarlo dall'applicazione come vi ho fatto vedere prima. Per il resto, ragazzi, esteticamente io non ho nulla veramente da dire. La qualità costruttiva, come ho detto prima, è ottima, e la qualità dei materiali utilizzati sono veramente ottimi. La spugna veramente morbida, la pelle sembra veramente buona. Magari, che ne so, fra un mesetto mi riservo di dirvi: no, guardate che la pelle si è bucata, si è consumata, eccetera eccetera, ma non credo, visto anche le recensioni lasciate, non credo succeda questo. Beh ragazzi, cosa dirvi di più? Dovete provarle, le proverete e non ve ne pentirete, questo ve lo garantisco. Vi lascio come sempre i link in descrizione, vi lascio sia il link dello store di questa azienda Tozo e vi lascio anche il link di Amazon per poterli acquistare. Vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanella, a voi non costa nulla e a me darete un supporto per far crescere il canale. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima!